Ah, l'asinello, quando lo gettano in mare, poverino. A un certo momento che qualcuno strilla che c'è un uomo in mare, roba del genere, e il Pinocchio si butta per salvare qualcuno. E poi arriva la balena e lo mangia. Era un pesce cane, era un pesce cane. Balena. Apre la bocca e si mangia Pinocchio e Pinocchietto, la chi è? Geppetto. Arriva prima Geppetto e poi Pinocchio va in aiuto. Poi anche Pinocchio viene mangiato dalla balena, si ritrovano dentro la pancia della balena. Pensa un pochetto, oceano, mare, questo e quell'altro, si incontrano dentro la balena come hanno fatto, lo so io. Sta per riabbracciare la fata, arriva il pesce cane, un pesce mostruoso che è grande quanto tutta la Svizzera e la Basilicata messe insieme. Dico, se non mi riesci a notare, dai, corri, provo a andare più forte, più veloce, sì. Più veloce, dai, allora mi vai bene anche tu, fatina, Pinocchio, con te, Pinocchio, non potrà succedere mai più niente, Pinocchio, attento, attento, pesce, fatina. Di far ritrovare suo babbo. È il terribile pesce trattino cane, che è un mostro che ha mangiato proprio una nave e che aveva già mangiato il suo babbo Geppetto, che se l'era messo lì la fata per farglielo rincontrare al momento giusto. È un pesce fatto venire fuori da una fata. Che c'è?